I'd now like to introduce Luca Baltri, who's head of the economics department here at UNICH, to talk about the Italian industry. Buongiorno a tutti, io parlerò in italiano in ossequio al fatto che siamo il paese ospitante del congresso e che comunque la maggior parte dei partecipanti in platea è italiano. Una breve panoramica sull'industria conciaria nazionale, partendo da chi siamo e chi rappresentiamo. UNICH nasce nel 1946 ed è l'associazione che rappresenta ufficialmente l'industria conciaria italiana a livello nazionale e internazionale. La nostra sede è a Milano, qui vicino, in via Brisa. Abbiamo sedi territoriali nei tre principali distretti conciari italiani, Arzignano, Santa Croce, Solofra. A Roma abbiamo sedi all'estero, a Bruxelles e in Cina. Siamo membri di Confindustria, siamo membri di ICT, di cui abbiamo l'onore di ricoprire la presidenza per il biennio in corso. Come associazione di categoria ci occupiamo delle tipiche attività delle associazioni datoriali in Italia, quindi seguiamo i rapporti industriali del settore, assistenza al commercio, la ricerca e lo sviluppo, l'attività di formazione ed educazione, la cooperazione internazionale e via dicendo. Attorno all'associazione negli ultimi anni sono state create delle società sorelle con l'obiettivo di fornire servizi agli operatori nazionali e internazionali della pelle, a partire dai servizi fieristici. Linea Pelle è la fiera più importante che organizziamo, si apre domani, siete stati tutti invitati a partecipare, non mi dilungo in presentazioni perché sicuramente la conoscete, ma non dimentichiamo anche le altre iniziative di Linea Pelle all'estero, tra cui Linea Pelle Asia, che si tiene da oltre 10 anni in Cina, e Linea Pelle New York. A fianco dei servizi di promozione fieristica abbiamo i servizi di ricerca con Concericerca, di certificazione con ICEC, abbiamo un settimanale MDP La Conciere della Pelle che è pubblicato da più di un secolo ed è un importante riferimento per giornalistico per il settore. E poi abbiamo tutta l'attività di assistenza in termini di design e stile con il nostro LP Fashion Studio, dove custodiamo decine di migliaia di campioni della pelle sviluppati dalle concerie italiane negli ultimi decenni. Chi rappresentiamo? Industria conciaria italiana. Nel 2014 formata da oltre 1250 imprese, quasi 18.000 persone impiegate, una produzione annuale che ha raggiunto i 127 milioni di pelli, di metri quadri di pelli finite e 32.000 tonnellate di cuoio da suola. Il fatturato conciario annuale è di poco superiore ai 5,3 miliardi di euro all'anno, di cui oltre il 75% proveniente dall'export. Accennavo prima, la nostra è un'industria che si fonda sui distretti industriali, il più importante ad Arzignano, in provincia di Vicenza, dove si concentra oltre metà della produzione nazionale, il secondo più importante in Toscana, nella zona di Santa Croce sull'Arno e Ponte Adegola, che conta per circa il 30% della produzione italiana, e poi il distretto campano, tra Solofra e la provincia di Napoli, con un 8% del totale. Un 5% coperto dalle concerie lombarde e un ulteriore 5% dalle altre regioni del nostro paese. Nella slide potete vedere la segmentazione della nostra produzione industriale per tipologia animale, destinazione d'uso e fascia cliente che serviamo. Dal punto di vista della produzione animale, oltre il 70% della produzione delle concerie italiane è rappresentato dalle pelli bovine grandi, un 8% da pelli bovine piccole, vitelli tipicamente, 11% ovine, 9% capre e meno dell'1% relativo a altre tipologie animali, tipicamente rettili, suini, cervi. I nostri principali clienti sono i produttori di calzatura con un 40% del totale, seguito dalla pelletteria, 24%, una destinazione d'uso che è cresciuta moltissimo negli ultimi anni, il 7% arredamento, d'opposto una destinazione d'uso in ridimensionamento nel periodo recente, 9% automotive, 5% abbigliamento e guanti. Chi serviamo?
Quasi il 40% delle vendite di pelli italiane è destinato alle fasce più alte del mercato e questo segmento, potete facilmente immaginare, è un segmento in crescita. Le fasce medie contano però ancora per poco più della metà del fatturato nazionale, 53% in totale, e abbiamo ancora un 8% di clienti della fascia più economica. È stato accennato prima più volte, l'industria conciaria italiana è tradizionalmente leader europeo e mondiale per quanto riguarda il valore della produzione, l'internazionalizzazione, la qualità, l'innovazione di design, lo sviluppo tecnologico e la sostenibilità. Qualche cifra che testimonia questa leadership, contiamo per il 65% a livello comunitario, 18% a livello mondiale e a livello di commercio internazionale, 26% delle pelli finite commerciate a livello mondiale è di origine italiana, oltre a un'importanza predominante per quanto riguarda l'assorbimento internazionale di materia prima, pelli grezze o semilavorate. Rapidamente su questa slide per farvi vedere dove esportiamo, sono oltre 120 paesi in tutto il mondo, circa la metà è destinato ai paesi europei, il 26% in Asia, di cui il primo posto è occupato dalla Cina. La Cina è il principale cliente estero o destinazione estera delle pelli italiane da oltre 20 anni. E poi abbiamo percentuali più marginali in Nord America, in Est Europa e nelle altre aree. Accennavo prima la nostra necessità di importare materia prima. Il fabbisogno italiano di materia prima è coperto per oltre il 90% dalle importazioni, in quanto il nostro paese è abbastanza povero di allevamenti. Importiamo da tutto il mondo, anche in questo caso, 120 paesi, e dal grafico potete vedere quali sono le principali aree di approvvigionamento. Tipicamente l'Europa, 50%, e il Sud America con un 21% del totale, 7% Nord America, 6% Australia e via dicendo. Quali sono le principali sfide che stiamo affrontando come industria conciaria italiana? In primo luogo la sostenibilità è un tema ricorrente nel settore e ricorrente anche in questo congresso. La materia prima, avete visto i numeri che testimoniano la nostra necessità di avere accesso alla materia prima, e poi la trasparenza in merito al materiale e all'origine della pelle. Sulla sostenibilità vi faccio vedere un video. Leather is a feature of human life and always has been. Originally considered a waste, it offered protection, then convenience and comfort, and ultimately luxury. The hides produced by Italian tanneries are considered to be the most beautiful in the world. But there is more. Those who process them adopt the very best environmental and social sustainability practices. We remove all pollutants from the wastewater. We recover the waste and reuse it, reducing any loss of natural resources, eliminating any potential harmful effect. Everything is documented, certified, and noted. We respect workers' rights, health and safety in accordance with the strictest European and Italian regulations, and especially applying them to the letter. We procure the raw material, a residue from the food industry, only from countries and breeders that guarantee traceability, animal welfare, and environmental responsibility. As a category of entrepreneurs, we have our own code of conduct, agreed upon with the trade unions, which complies with the International Standard of Social Accountability. At least half of the value produced by Italian tanneries come from companies certified by ISO standards, by ICEC, the only authority specialized in the sector. Every day, Italian tanners work to be successful entrepreneurs at the head of a sustainable company, for the present and the future.
Eccoci. Come avete visto, la sostenibilità è diventato un aspetto essenziale per la nostra industria, ma è un impegno che ha un costo, ed è un costo che noi abbiamo calcolato incidere mediamente per il 5% del fatturato conciario medio di un'azienda italiana. Il range va dall'1,5% a un 10% nel caso delle aziende più eccellenti che hanno tutta una serie di certificazioni e via dicendo. C'è una notevole fame di informazioni sui temi della sostenibilità da parte sia della nostra clientela che da parte dei consumatori finali e in generale dei media. Come associazione pubblichiamo da oltre 12 anni, anzi da 12 anni, un rapporto di sostenibilità sulla nostra industria, un rapporto in cui tramite un'analisi a campione forniamo cifre e percentuali relative alle performance ambientali, sociali, chimiche delle nostre aziende, e devo dire che è un rapporto che non ha eguali in termini di longevità e approfondimento a livello nazionale e internazionale. Avete visto la parte sulla certificazione prima nel video, ci teniamo a dire che appunto oltre il 50% del fatturato conciario italiano deriva da aziende certificate, vale a dire aziende che volontariamente hanno deciso di utilizzare le certificazioni internazionali per informare la propria clientela sugli impegni appunto in termini ambientali, di prodotto e via dicendo. L'altro tema essenziale è quello relativo alla materia prima. Ci sono delle criticità, come avete sentito precedentemente, sia in termini di disponibilità che di qualità. A livello internazionale politiche protezioniste sono diffuse tra alcuni grandi paesi extraeuropei. Calcoliamo che oltre il 50% della produzione mondiale di pelli grezze è sottoposta a restrizioni all'export, le uniche aree di libero accesso rimangono Europa, Stati Uniti e Oceania. Notiamo un deterioramento graduale della qualità della materia prima dovuta anche alle tensioni che si registrano a monte della conceria, vale a dire nel mercato della macellazione e della carne, tensioni in termini di profittabilità sia da parte dell'attività di allevamento che di macellazione, e questo purtroppo ha come conseguenza un impoverimento della qualità della materia prima. L'ultimo tema, quello della trasparenza, anche questo accennato in precedenza, per la nostra industria è essenziale una normativa che identifichi e protegga in maniera forte il termine pelle da materiali succedanei e alternativi. È una battaglia difficile che non si combatte solo in Italia ma in tutto il mondo, ma su cui stiamo cercando di fare passi avanti concreti. L'altro lato, sempre in termini di trasparenza, è quella relativa all'origine delle pelli. Non dimentichiamo che i clienti e i consumatori sono sempre più interessati ad avere trasparenza su dove vengono fabbricati i prodotti. Nel nostro caso non si tratta solo di trasparenza su dove viene effettivamente assemblato il manufatto, ma trasparenza anche sull'origine della pelle stessa. Anche in questo caso è un'indicazione che chiediamo a livello legislativo, sia in Italia che in Europa. Grazie.